seguito dell'alluvione che ha colpito Genova il 4 novembre 2011, CGIL e CISL e UIL provinciali hanno attivato una raccolta fondi a favore delle persone colpite dal tragico evento. La cifra realizzata con la sottoscrizione è pari a euro 123.966,86. Abbiamo lanciato questa sottoscrizione in tutti i posti di lavoro. Oggi possiamo dire che chiudiamo questo conto che abbiamo aperto. C'è stata una grande risposta, la cifra raccolta è andata al di là delle nostre aspettative e abbiamo chiesto al Comune, ci siamo rivolti alla Giunta precedente perché ci indicasse quali erano le famiglie o anche le situazioni di disagio sulle quali avremmo potuto intervenire, perciò vuol dire non sarà una scelta nostra, solamente nostra, il fatto di dover distribuire questi soldi, così ci è stato indicato e oggi siamo finalmente pronti, aspettiamo naturalmente che il nuovo sindaco entri pienamente in carica per fare questa tradurre, vuol dire, in solidarietà concreta quello che i lavoratori si sono impegnati a fare in questi mesi. Noi dobbiamo ringraziare la generosità dei lavoratori perché veramente hanno raccolto l'invito lanciato da CGIL e CISL e UIL a seguito dell'alluvione del novembre dello scorso anno. Abbiamo raccolto 123.000 euro, è una cifra per noi molto importante e la vogliamo destinare a famiglie che vivono ancora in precarietà e che hanno avuto un forte disagio dall'alluvione. Ricordo che ci sono stati dei morti a Genova, delle distruzioni e che questo non deve più capitare, quindi dobbiamo guardare anche all'assetto idrogeologico della città. Ma destiniamo questo alle famiglie, a una croce che è stato distrutto, poi destiniamo a un'associazione che sta raccogliendo e che ospita delle famiglie e ai quattro municipi per ripristinare alcune biblioteche. Noi abbiamo risposto alle famiglie, ma abbiamo risposto anche a qualche associazione, abbiamo risposto ai volontari, abbiamo distribuito queste risorse, però abbiamo voluto anche destinare una piccola parte di questa sottoscrizione alle scuole, quindi noi lanceremo un'iniziativa nelle scuole medie e superiori per dei temi, insomma delle discussioni sul fatto di questo contributo che è stato dato dai giovani, soprattutto nell'ambito di quei momenti drammatici, quindi i famosi angeli del fango, quindi capire cosa ne pensano, cosa pensano i ragazzi delle scuole di questa opportunità, di questa contribuzione, di questa disponibilità dimostrata come sempre, devo dire, perché in tutte le occasioni diciamo negative di questo tipo, ambientali eccetera, c'è sempre stata una risposta forte dei giovani.